Azzardopoli, una sfida in comune. ANCI e Regione Abruzzo stanno lavorando insieme nel piano contro il gioco d'azzardo patologico per la prevenzione e il contrasto del fenomeno. Si tratta infatti di una dipendenza grave e diffusa che coinvolge nella nostra regione sempre più spesso i minorenni. Oggi il convegno di ANCI e Regione Abruzzo all'Aurum di Pescara per fare il punto della situazione su uno studio compiuto dal CNR. Nel 2017 il volume complessivo di gioco legale in Abruzzo è stato di 2,7 miliardi di euro. Il dato fa riferimento sia al gioco distribuito su rete fisica sia a quello distribuito su rete telematica e in media ogni residente in Abruzzo ha giocato oltre 2.000 euro, un dato più alto rispetto a quello nazionale. Situazione preoccupante soprattutto per quel che riguarda i minori. Insomma, l'Abruzzo resta maglia nera, l'assessore regionale Nicoletta Veri auspica. Risultati importanti per cui dobbiamo far convergere tutte le nostre attenzioni sia come regione ma soprattutto come rete, non solo per prevenire, curare e riabilitare ma soprattutto per sensibilizzare anche l'attenzione delle famiglie, perché da questi questionari che il CNR ha svolto in questo periodo di tempo viene fuori anche una risposta che spesso i giovani si sentono abbandonati, allontanati da quello che è un nucleo familiare. Quindi un'attenzione ai genitori ad essere più vicini, più attenti a quei momenti di solitudine che spesso i ragazzi oggi esprimono. E poi ci sono i deterrenti, come ci dice Giampaolo Rosato, presidente ANCI Giovani Abruzzo. Le buone pratiche che sono state intraprese nei comuni italiani e in qualche comune abruzzese sono chiaramente pratiche di disincentivazione alle attività commerciali ad avere le macchinette. Pensiamo agli sconti sulla TARE o l'esenzione della TARE sulla tassa dei rifiuti nel caso in cui si decida di mettere via le macchinette e tornare al buon vecchio 3-7 nei bar. In testa al gioco d'azzardo, le slot, poi le lotterie, le scommesse online, ed è Pescara la città abruzzese in cui si spende di più, ma dalla ludopatia si può uscire. Proprio alcuni giorni fa abbiamo svincolato quei fondi finalizzati proprio per questa cura. L'attenzione, la cura è relativa al SERD, il SERD che deve creare anche una rete da un punto di vista territorio.